gentilmente gli amici che dispongono delle coppe, dei trofei. Intanto grazie a tutti i campi carpisti. Grazie a voi. Ciao Margherita. Ciao. Margherita Campi, prima non l'ho detto, contribuisce della serata delle canzoni per quello che riguarda non il tema del carro, grazie Margherita per questo. Grazie all'orchestra, non vi ho ringraziato, piangevo proprio. Allora, siamo quarto classificato, ce l'abbiamo il trofeo Coletto, grazie. Allora, il presidente della Camera di Commercio Flamini consegnerà il premio al capo quarto classificato. Molto bene, ci sono chiaramente due carri al quarto posto, perché non abbiamo voluto fare una classifica, giustamente, no Presidente, proprio generale, di due carri al quarto posto e seguo sono il carro numero uno del gruppo Riaccio e il carro numero quattro. Pallotta con Sapione. Allora, i rappresentanti vengono qui avanti, consegniamo i premi. Eccolo qua, facciamo la foto di rito, quarto pari merito al gruppo Riaccio, carro numero uno. Grazie Presidente Flamini. E facciamo consegnare un altro quarto pari merito al gruppo Maggiaiolo Pallotta Polimer Sabbione, carro numero 4. Innanzitutto vorrei ringraziare l'amico Marino Casari Bruno, che è stato colui che ha fondato, uno dei fondatori di questo gruppo Maggiaiolo. E se mi posso permettere, non c'entra niente, ma c'entra, vorrei ringraziare a nome di tutti i componenti del carro mia moglie, che sono contrari, che non vuole cucire mai e si ritrova sempre a cucire. Grazie. Grazie. Certo. Ringrazio praticamente tutti quelli che hanno fatto e hanno lavorato. Un saluto particolare all'ideatore del carro che a premiare il terzo classificato è il vicepresidente dell'ente Campomaggio Ternano, Maurizio Castellani. Allora, come è andata stasera? Benissimo, siete molto convinti, tanto a maggio non si poteva aspettare meglio. Le gare sono bellissime, è stata una bella serata, c'è gente, quindi siamo tutti contenti. Adesso vediamo che lui. Adesso vediamo che lui. Intanto andiamo per gradi e vediamo il terzo classificato. È stato per la giuria popolare il carro numero 5, gruppo Maggiaiolo, nuova compagnia teatro Città di Terni. Prego. Terzo posto per la nuova compagnia teatro Città di Terni. Grazie, vuole dire qualcosa? Allora siamo al secondo classificato, sindaco prego, consegniamo il premio al carro secondo classificato che è il carro numero 3. Come on.
ragazzi, ringraziamo tutti, veramente è una serata bellissima per noi, è la prima volta che partecipiamo, abbiamo cercato di mettere insieme i più giovani, i meno giovani e gli anziani, ci siamo riusciti, noi ci siamo divertiti e quindi, come dire, grazie a tutti, grazie veramente di cuore. Sono molto... Siamo stanchi perché manca il volontariato, manca chi appoggia questa manifestazione. Mi dispiace, è una polemica, però la dovevo dire. No, Daniele! Accettiamo qualunque tipo di opinione, ovviamente. C'è il pacco del maggio da consegnare. Prego, entri, pacco del maggio di Gianpiero Scrinati che verrà consegnato ai vincitori di questa 119esima edizione del Cantamaggio Vernano. Riconoscimento, Paolo, fatto da, certo, il Cantamaggio del Maggio di Gianpiero Scrinati, l'abbiamo detto poco fa anche più volte, è un'opera d'arte come sempre, fa piacere ricevere, credo, no ragazzi? Complimenti! Io vorrei invitare il Circo Norci Fiaiola, se c'è, per ricevere la coppa, così ricordo, diciamo, di questa partecipazione. E intanto riconsegno la busta del primo classificato al presidente Maritozzi, perché abbiamo tra poco il premio della critica, della giuria composta dai giornalisti con presidente di giuria Fabio Toni. A questo punto, presidente, sindaco, vorrei che foste insieme tutti e due a consegnare questo premio, che è il premio della critica, e vediamo a chi è stato assegnato, a quale cargo. Ah, guarda un po', la giuria dei giornalisti ha deciso che il premio per loro va al cargo numero 4. Complimenti perché avete avuto un bel riconoscimento da parte dell'altra giuria, quella che era il premio della critica. Vedete, la coppa ce l'ha in mano il sindaco, sollevatela al cielo e guardate i fotografi per... Eccoli qua, tutti e due. Alzate il braccio in segno di vittoria di questo riconoscimento, come... Grazie al sindaco, grazie al presidente, grazie a tutti e tutti, Maggiaioli, il presidente Maritozzi, vicepresidente dell'ente Cantamaggio Maurizio Castellani. Io vorrei ringraziare tutta la città che ha risposto in maniera così straordinaria. Domani sera tutti di nuovo qui, sabato sera, come diceva il sindaco, il Cantamaggio non finisce qui. Mi raccomando, andate a vedere tutte le serate, tutti i programmi, perché di eventi, sia culturali che di spettacolo, ce ne sono davvero tanti. E mentre il carro di Arrone emette bolle in segno di giubilo per questa vittoria con il pacco del maggio issato a festa, noi vi salutiamo, vi auguriamo buon maggio di Via Torre. Ciao a tutti. E grazie a Paolo Renzi, grazie a Paolo Renzi.
applauso e per gli amici.